Eccoci qui, ben ritrovate, ben ritrovati e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Circa 600 scarsi in 4 giorni ci sono stati. Ebbene, oggi un video, avrete già visto dal titolo, particolarissimo, ma prima di partire io voglio ringraziare l'ennesimo regalo che mi arriva tramite Amazon col link in descrizione dall'amica Mara. La Mara mi regala questo libro, La ragazza scomparsa. Ringrazio tantissimo Mara che mi scrive un bigliettino. Sono nuova del gruppo, ma ti seguo con grande interesse. Grazie di cuore per i tuoi video. Grazie a te, Mara. Allora, passiamo subito al video. È una profezia o non è una profezia? 40 anni fa scrivere che nel 2020 ci sarebbe stato, con la parola Wuhan, un virus che avrebbe preso le vie respiratorie. Beh, insomma, cercheremo di scoprirlo in questo video e vi dirò cosa ne penso io al riguardo, visto che ne stanno parlando in tanti. Però prima vi ricordo di mettere un bel like a questo video, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina. E già che ci siamo, sigla! Allora, sono partito nel parlare di questo testo che sta facendo il giro del mondo e leggevo che è stato considerato nel 1981 dal New York Times come al primo posto nella classifica autori, quindi parliamo dell'81, ripeto. E l'autore, già me lo sono dimenticato, ce l'ho scritto qui, lo pronuncerò malissimo, è Dean Koontz, insomma qualcuno tra voi lo saprà pronunciare meglio di me. E dentro questo libro girano delle frasi sottolineate e c'è da precisare un fatto: nasce con un contenuto, nel corso di alcuni anni viene ristampato con una inspiegabile modifica della città di riferimento. Se non erro, ma portate pazienza nell'eventualità, si trattava di una città russa con questo virus letale che doveva sterminare mezzo mondo. Ma ricordiamoci che all'epoca c'era la cosiddetta guerra fredda. Io nell'81 ero un ragazzino, ma mi ricordo benissimo com'era il clima nell'epoca, per poi arrivare fino alla caduta del muro e poi, insomma, la guerra fredda non è che sia finita proprio subito. Però cambia ad un tratto e il centro passa a Wuhan, che è, sapete, diventata la capitale, con tristezza, la capitale di questo coronavirus. Ma ci sono delle cose impressionanti che appaiono dentro a questo libro. Allora, tradotto, c'è una frase, cioè oltre a riferirsi a Wuhan come centro di un virus, dice, testuali parole tradotte in italiano, intorno al 2020, e se non erro siamo nel 2020, quindi circa 40 anni prima, disse, intorno al 2020 una grave polmonite si diffonderà in tutto il mondo e che questa è in grado di resistere a tutte le cure conosciute. In effetti non c'è ancora una cura che riesca a far fronte a questo nuovo virus. È vero anche, lo dico con una certa felicità, che seguo di tanto in tanto dei video di youtubers che danno delle news e vi dicendo, e sembrerebbe che il premio Nobel per la medicina, preso credo nel 2008, se i miei ricordi non vanno male, Luc Montagnier, che ha lavorato in quello che è stato il mondo dell'HIV, più altre persone, una in particolare credo cinese, ma portate pazienza, sta girando tutto nel web, insomma questi personaggi si stanno dando da fare, stanno parlando di un enzima particolare, insomma sembrerebbe che c'è una strada verso la quale ci stiamo dirigendo per far fronte a questo virus. Vi ricordo però fin da adesso che proprio per riuscire a dare un aiuto a questi laboratori di ricerca, lunedì,
9 marzo, ore 21, ci troviamo tutti assieme in live, una meditazione di gruppo, e dobbiamo essere tantissimi a fare questa meditazione. Vi farò avere del materiale che poi ascolterete a casa, vi parlerò durante la live meditazione. Insomma, daremo una mano energeticamente a questi laboratori di ricerca. Cercheremo di fare del nostro meglio per che non ci siano situazioni di panico, insomma, cercare di contribuire affinché il mondo, soprattutto per le nostre future generazioni, sia un mondo in equilibrio, quantomeno per quanto riguarda questa situazione che si è aperta. Poi ci sono tanti altri capitoli, come i 24.000 morti di fame ogni giorno, che nessuno ne parla, e quasi tutti sotto i 5 anni, ma avremo modo di parlare anche di questo eventualmente con altre live, perché ho intenzione di parlare e affrontare con voi anche questi tipi di temi. Allora, io qui mi sono scritto: ma si tratta di una profezia o si tratta di una coincidenza? Qualcuno ha fatto giustamente notare: ma sai quanti libri vengono prodotti a livello mondiale, su scala mondiale, tutti gli anni? Sì, è vero, però è stato modificato un dato, è stato scritto Wuhan, un laboratorio di ricerca. Esce un virus, siamo nel 2020, dove colpisce il virus? Insomma, ci sono tantissime coincidenze. Voi vi chiederete a questo punto: ma Fabio, da che parte sta? Dice che questa è una profezia o dice che invece è una pura coincidenza? Allora, per affrontare il tutto, io devo fare adesso un ragionamento molto particolare. Portate pazienza, mi accendo un po' di arietta. Lo faccio in diretta. Fatto. Per affrontare questo argomento, io devo partire da un presupposto. Ogni evento che accade alle 7 miliardi abbondanti di persone che siamo nel nostro pianeta appartiene ad una delle due categorie che ora vi vado ad annunciare. La prima: un evento che ha generato uno stato di paura, tensione e via dicendo, esempio in ambito familiare, un ambito stretto o un paesino, qualcosa insomma di limitato. Questo ha creato, per chi studia il mondo della psicobiogenealogia, una traccia nei corpi sottili, chakra, parliamo in modo più semplice, chakra, corpi astrali, via dicendo, delle zone che possiamo definire d'ombra, e queste si tramandano di generazione in generazione. Quindi il nonno ha vissuto una terribile paura di crollare economicamente, la passa a un discendente di seconda o terza generazione, creandosi quindi un evento che riguarda pur sempre quella famiglia. Poi invece ci sono eventi, un caso l'11 settembre, che diventano fatti enormi. Parliamo di una paura che non prende un singolo individuo o un numero comunque ristretto di persone, ma un numero gigantesco. Qualcuno giustamente potrebbe far notare: ma anche le 24.000 morti di fame al giorno sono un fatto gigantesco. Sì, ma i mass media, per motivi che sappiamo, dove non c'è interesse e non se ne parla, non parlano di questo. Parlano dell'11 di settembre, vanno avanti per anni e se ne parla, sarà anche giusto. E ora questo fatto di Wuhan, il virus, da dove è arrivato è un altro punto interrogativo, non è la base, l'argomento di base di questo video, però è un fatto che ha messo il mondo, quantomeno quello dove girano i mass media, attraverso i social, attraverso la televisione, e crea uno stato di paura, allarme impressionante. Quindi da quella chiazza che dicevo nasce dal nonno della famiglia X, paura di crollare economicamente, passa un discendente creando degli eventi comunque ristretti in quella famiglia discendente, al massimo con qualche persona in più, ma in questo caso creiamo una bolla enorme, una bolla gigantesca. Che cosa succede però? È qui
accade un fatto particolare. Prima di tutto dobbiamo dire che quando parliamo di questi argomenti dobbiamo parlare dell'inconscio. Cos'è l'inconscio? È questo insieme di informazioni che, per chi ovviamente crede e ha un'apertura mentale di questo genere, diciamo che racchiude al suo interno informazioni un po' come le onde radio che non sono palpabili. Però, per chi studia come me questa branca, questa disciplina, la psicobiogenealogia e tutte le cose applicate attorno, sa che l'inconscio con queste informazioni, soprattutto quando riguarda fatti enormi, si comporta in un certo modo, ma rispetta due regole. Non distingue lo spazio, ma soprattutto, ed è quello che a noi ci interessa ora, non distingue il tempo. Cioè, nell'inconscio, un fatto che a te accadde 20 anni fa sta ancora accadendo, solo che la coscienza non riesce a non distinguere il fatto che sia passato un passato, sia presente un presente e che ci sarà un futuro. Per chi crede nelle reincarnazioni è risaputo che se volessimo fare un ragionamento molto più ampio, le incarnazioni si stanno svolgendo tutte contemporaneamente. E da qui si apre un mondo enorme di studi sulla fisica quantistica. Ora però, se in un fatto mio, che riguarda 20 anni fa, io, le mie cellule, lo hanno tuttora registrato come in origine. Voi sapete che se facciamo una regressione ipnotica, riusciamo, volendo, arrivando con un personaggio che la sa far bene, ad arrivare a ricordare persino il colore della stanza, gli odori di quel momento, tutto rimane registrato. Ma ripeto, l'inconscio dice come se accadesse ora. Bene, detto ciò, esistono, e stiamo arrivando al succo, le predisposizioni. Cosa sono le predisposizioni? Ognuno di noi ha un vissuto, ipotizziamo che tu che mi guardi hai 45 anni. Hai 45 anni di esperienze, belle, brutte, e così i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi bisnonni, gli zii, le zie, tutto l'insieme, chiamiamola famiglia, questo pacchetto di informazioni dice... Visto e considerata la struttura di questo pacchetto, la predisposizione a rimanere vedove prematuramente, ad avere difficoltà economiche e via dicendo, si predispone una discendenza che da qui a un tot tempo, attraverso quella che viene chiamata la ciclicità, addirittura calcolabile attraverso le date di nascita, ogni tanto in sessione ve le faccio calcolare io stesso, si predispone che tra 25 anni ci potrebbero essere questi episodi. Ma io ho parlato di predisposizioni, non ho parlato di predestinazioni. Cioè nel senso che esiste una moltitudine di varianti tali da se io di fronte ad un evento X reagisco diversamente da come hanno agito sinora i miei antenati, quindi di fronte a un abbandono non lo vivo con sofferenza ma reagisco in modo diverso, cambio di variante, direbbe Vadim Zeland, e evito che fra 25 anni accada questo fatto potenziale. Da qui il mio insistere, dirvi dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo investire su noi stessi. Perché? Perché tutto questo poi permetterà di liberare noi e la discendenza dai vari problemi. E io sono qui apposta, lo faccio di mestiere. Ma torniamo al contenuto. Se noi parliamo della famiglia, abbiamo delle varianti di predisposizioni di un certo tipo, quindi da qua a 25 anni si diceva di un certo tipo, nulla facendo su noi stessi, senza intervenire sul nostro inconscio, cancellando delle memorie e via dicendo. E lascio da parte le vite passate perché anche lì sarebbe da parlarne.
ma questo accade anche a livello mondiale. E gli eventi, diciamo quelli più grandi, che coinvolgono tantissimo la massa, creando paura, tensione, sono il risultato di tutto un insieme di informazioni accumulate in generazioni passate, compresa la Seconda Guerra Mondiale, compreso tutto quello che sta accadendo in Ruanda, tutto quello che è accaduto con la caduta del muro di Berlino, tutto quello che è accaduto dall'uscita della Fiat 500, tutto l'insieme di informazioni, ovviamente ne ho dette le più banali che mi venivano in mente, creeranno per un effetto X questo campo energetico enorme. Questo campo energetico è talmente tanto forte che è una nuvola sospesa che va al di là del tempo. Vi ricordate? L'inconscio non ha tempo. Se non riesce a distinguere il passato dal presente, non riesce nemmeno a distinguere la predisposizione con il futuro. Arriviamo allo scrittore, quindi arriviamo alla soluzione finale di quella che è la mia idea, che ritengo sia corretta, poi ognuno ha la sua ovviamente. Quando una persona scrive, e ve lo dice una persona che, vabbè, potrei definirmi scrittore, ma insomma non è che è come dire che una persona che ha scritto un articolo di storia medievale si definisca storico. No, ci vuole, insomma, tutto un insieme di cose da definirlo in quanto tale. Ecco, io mi definisco uno scrittore nel mio piccolo, ecco. Ho scritto 7-8 libri, non mi ricordo neanche più quanti ne ho scritti, e ne sto scrivendo uno tuttora nuovo. Cosa accade? Per esperienza del sottoscritto, quando sei nella fase di scrittura, sei costretto a far funzionare a mille, e questo non funziona solo come gli scrittori, però gli scrittori, molto spesso, se romanzieri, devono inventare delle storie e fanno funzionare due emisferi a mille. L'emisfero della logica e l'emisfero della creatività. Quando i due emisferi pompano a mille e devono creare uno scenario, vi assicuro che c'è una sorta di collegamento al mondo inconscio e l'idea che quel contenuto specifico sia interamente creato dalla mente dello scrittore è un'assurdità. Perché? Beh, devo tornare ai tempi in cui io giravo per il Portogallo. Sapete che nel 95 mi sposai con la mia ex moglie, per 13 anni ho parlato solo portoghese, pensavo in portoghese, e una grandissima, potentissima medium del Portogallo mi disse un giorno: tu un giorno farai il mio mestiere. Io all'epoca facevo tutt'altro e avevo anche altre prospettive. Tu lavorerai sulle persone, insomma, quello che sto facendo adesso, in poche parole. Però io ero andato lì interessato a risolvere ben altri problemi di carattere commerciale, di tutt'altro genere. E ci aveva azzeccato benissimo. E mi diceva: ricordati, ogni pensiero che tu hai, ogni cosa che tu scrivi, mi disse, me lo ricordo come fosse adesso, è il risultato di messaggi che arrivano da un'altra dimensione, ma che tu traduci. Da lì io, qualcuno se lo ricorderà nelle conferenze che ho dato nelle varie città o percorsi individuali, io ritengo che ci siano delle persone, ogni tanto in sessione lo dico, sei un ricevitore di codici. Ricevitore di codice vuol dire che ho gli emisferi che sono connessi a quella bolla che è l'inconscio collettivo, che va al di là del tempo e dello spazio e riesce a percepire messaggi che vanno anche, provengono anche dal futuro, ma non li sai decodificare nel modo migliore. Da lì lo scrittore in questione semplicemente ha sfruttato al massimo il potenziale degli emisferi al punto da diventare, diciamo così, parte ricevente dell'inconscio collettivo,
dove non si distingue il tempo, ha percepito le future predisposizioni, non predestinazioni, ripeto, predisposizioni, e siccome l'evento coronavirus ha fatto un botto enorme a livello di opinione mondiale, è talmente tanto intenso che lo ha percepito in un dettaglio maggiore. Questa è la mia interpretazione, ovviamente. Ora va riconosciuto che tutti noi abbiamo questo potenziale. Certo, chi si mette carta e penna, scrive, romanza, dalla mia esperienza, ha un contatto maggiore, ha un contatto più probabile. E cerchiamo di, come ho visto in alcuni casi, in alcune situazioni che girano attualmente nel web, di catastrofisti, cose, cerchiamo di alimentare energia positiva. Dobbiamo affrontare il problema. Pensavo l'altro giorno, se c'è un figlio che soffre di bullismo, non me ne sto lì a dire è la mia mente che sta creando tutto questo e intanto il figlio soffre di bullismo. Affronto immediatamente il problema, una volta risolto mi fermo e comincio a capire dalla mia mente come ho creato una tale situazione. Quindi agiamo con intelligenza e responsabilità di fronte a questo problema coronavirus. Già chiamarlo problema è un problema. E poi chiediamoci, ce lo stiamo già chiedendo in qualche modo, anche questo video intende contribuire. Ricordo a tutti in descrizione che ci sono 4 importantissimi link. Il primo vi permette di accedere alla pagina del mio sito per chi vuole un incontro tu per tu con me per sbloccare le vostre situazioni che vi tengono bloccati. Voi stabilirete degli obiettivi con me. Va detto anche che ci sono all'interno 2 moduli, prima di farvi confusione. Modulo 1 e modulo 2. Modulo 1, compilato, una mia collaboratrice vi darà informazioni per una sessione che io chiamo di sblocco per i più svariati ambiti della vita. Tu vuoi stabilirai un obiettivo con me di carattere economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, con i figli, e io con i miei strumenti ti do una mano a venirne fuori. Dopodiché esiste il modulo 2 che, compilato, ti permette di avere informazioni per il percorso di chiaroveggenza, un percorso privato, personalizzato a più date, dove è previsto aver fatto almeno una sessione del modulo 1 con me, non oltre un anno e mezzo, e devo anche valutare caso per caso. Dopodiché viene rilasciato un diploma a risultato raggiunto. Poi avete le mie 2 gioie, Alaisha e il manoscritto segreto. I miei ultimi 2 libri che ho scritto quest'anno, scorso praticamente, uno è in corso, in scrittura, voi non sapete quanto adoro scrivere, e è una tra le mie passioni, ecco. E sono 2 saggi romanzati, cioè io vi spiego i principi dell'inconscio, come venirne fuori in certi casi, e utilizzo la tecnica, diciamo, faccio riferimento al cervello arcaico, dove attraverso delle scene, appunto romanzati questi 2 libri, io ti imprimo ancor meglio il contenuto, te lo faccio assimilare ancor meglio di un saggio scritto in modo classico. Poi avete la pagina del mio sito dedicata ai videocorsi. Sappiate che se avete fatto una sessione con me o ne avete una già in programma, avete diritto ad un prezzo agevolato, approfittatene finché c'è questa opportunità. Scrivete all'email della mia collaboratrice e lei vi sa dire tutto. E potete praticamente acquistare questi videocorsi e avrete anche le dispense stampabili, sono file condivisi, funziona come YouTube e potete guardarli anche 1 milione di volte, tornare indietro, ripassarli, come volete voi. Poi avete la pagina delle live, c'è la live in arrivo, lunedì 9 marzo ore 21, mi raccomando condividete questa cosa, condividete questo video, è importante anche per quello e anche per questo contenuto. Dobbiamo parlare assieme guardando con luce e amore tutto quello che sta accadendo. Le anime si stanno evolvendo in gruppo, anche se siamo in panico in certe situazioni. Avete un calendario, dicevo, in quella pagina, e sotto la possibilità di farmi delle domande, dopo con un video vi rispondo. Sapete che faccio un video al giorno, quindi quelli sono i miei tempi, non rispondo per iscritto, ma tramite video. Un grandissimo abbraccio a tutti voi, grazie carissima Mara per il libro,
Un grandissimo abbraccio, al prossimo video dal vostro FabioNezzac.net.